Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con i Branci Digitali. Sì, ciao Giacomo. Grazie. Ciao Carlo Alberto, io ho pronto sia il quadernetto, come ho detto naturalmente, sia il quadernetto con appunto l'adesivo della missione, della missione Apollo, perché oggi secondo me abbiamo un argomento che ci consentirà di, intendo dire, di fare una missione incredibile, anche perché tiriamo su a bordo anche una persona interessante con cui proveremo ad affrontare quello che è un percorso che ci guiderà in questo giugno a parlare di un solo, diciamo così, un solo piatto in questo branch digitale, e abbiamo scelto come argomento di staccarci un attimo da quello che è il social per eccellenza, probabilmente Facebook, e andare su un altro social che è un po' forse più, ma non saprei, non ho una definizione, diciamo così, che Facebook è un bar e probabilmente LinkedIn è un circolo, e quindi a Facebook tu puoi dire tutto quello che vuoi e alla fine insomma l'attenzione può essere un po' più, un po' meno forte su determinati atteggiamenti. Su LinkedIn invece è quando, come entri in un circolo di un certo livello, e se hai degli atteggiamenti poco interessanti probabilmente il circolo ti mette nell'angolo. Non lo so se tu, Carlo Alberto, hai la stessa opinione. Ma guarda, sicuramente paragonare Facebook al bar ci sta, così come parlare di circolo su LinkedIn altrettanto. È sicuramente un ambiente, diciamo, un po' più protetto, se non altro perché è frequentato comunque da professionisti, per cui ricordiamoci che LinkedIn è il luogo è il social dei professionisti. E in una recente intervista che mi hanno fatto, abbiamo fatto un interessante paragone tra il social e il riferimento ai piatti. Sai che sì, la cucina, certo, rientra nelle mie passioni, la cucina quella non digitale, è quella analogica, e ho paragonato Facebook a un panino col salame casereccio, salame, sì, mantovano, peraltro, che preferisco, permettimi di dirlo, rispetto, certo, all'altro salame, e LinkedIn l'ho definito un po' il risotto con gli asparagi, visto che siamo di stagione, cioè LinkedIn è un po' più un risottino, diciamo, un risottino, certo, secondo me. È un po' più, diciamo così, è un livello un po' più alto, ma non tanto per la qualità di quello che poi metti dentro, perché il risotto con gli asparagi è naturale che se i contenuti sono buoni, cioè se gli ingredienti sono buoni, è buono, ma così come il panino col salame, dove c'è il salame effettivamente è d'eccellenza, è naturale che non dobbiamo fare una valutazione semplicemente su quello che può sembrare apparentemente un piatto un po' più alla mano, ma che se ha degli ingredienti di qualità diventa comunque interessante. Devo ammettere che io, non sapendo cucinare e amando però come te la cucina quella analogica, come direbbe appunto il venditore analogico Eros Tugnoli, devo dire che amando quello, il panino col salame è fenomenale, il risotto con gli asparagi mi piace un sacco. L'unica cosa è che riesco ad abbinare più facilmente i vini al panino col salame che al risotto con gli asparagi. Non è facile abbinare. Un abbinamento un po' più difficile. Sì, non è facile abbinare il vino al risotto con gli asparagi. Il panino col salame, direi Lambrusco, non si sbaglia. Assolutamente. Lambrusco Mantovano. Poi faremo, se riusciremo, guarda Carlo Alberto, adesso te la lancio lì in diretta, potrebbe essere interessante provare a recuperare qualche produttore di Lambrusco e provare a vedere se hanno voglia di parlare del posizionamento che hanno sui canali digitali, per vedere in effetti come vendono e come riescono naturalmente a dare valore a quello che è sempre stato considerato un vino poco, tra virgolette, interessante, no? Perché alla fine viene considerato, come il panino col salame, una cosa che non deve avere una qualità assoluta. In realtà Lambrusco sta facendo un percorso molto, come dire, di qualità, di ricerca della qualità, e secondo me potrebbe essere interessante. Adesso magari a luglio, quando siamo proprio nel clima per un Lambrusco che esce dal fresco, dal frigo, facciamo appunto il posizionamento digitale dei Lambruschi. Facciamo così. Direi che è un'ottima idea. Sono collegate un po' di persone, sì? Partiamo? Io direi che partiamo, che così, intendo dire, abbiamo anche tutto il tempo poi per ascoltare anche quella che sarà l'ospite naturalmente di
di oggi e come avevamo detto oggi naturalmente partiamo per un percorso in quattro puntate dove parliamo di LinkedIn che io pronuncio naturalmente all'italiana, quindi mi perdoneranno i puristi del LinkedIn, però è un social dove effettivamente se ci si investe tempo e contenuti probabilmente i risultati possono arrivare, possono essere anche molto interessanti dal punto di vista del creare relazioni, e l'abbiamo visto anche in un periodo come quello da cui veniamo. Assolutamente, diciamo che l'idea di parlare di LinkedIn e anche di social selling in questo momento ci è venuta proprio anche in riferimento a quanto abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Mi presento per chi ancora non mi conosce, so che mi fa piacere ogni volta qualcuno di nuovo si registra a questo appuntamento. Io sono il responsabile delle relazioni esterne in PowerUp, l'azienda, la digital company, che ho creato. E all'interno di PowerUp utilizziamo un metodo che abbiamo ideato, che è quello del venditore digitale. Ne abbiamo parlato negli ultimi appuntamenti, permettetemi di dire anche toccandolo con mano, perché abbiamo finalmente svelato il fatto che il venditore digitale non è un software, ma è prima di tutto una persona che appunto poi ha un metodo operativo che è molto di aiuto e di supporto al venditore, quello che oggi ci piace chiamare analogico. Sono appassionato di tutto ciò che è digitale e anche di quello che lo può diventare, e sicuramente l'evoluzione verso il venditore digitale rappresenta questo tipo di cosa. E parliamo di social selling. Una delle definizioni che mi piacciono di più in ambito social selling è quella data da HubSpot. HubSpot è un potente strumento di marketing automation, e in particolare è lo strumento che si utilizza poi per fare inbound marketing, e la definizione che dà HubSpot al social selling è quando i venditori utilizzano i social per interagire direttamente con i prospect. E direi che questo riassume molto bene questo tipo di attività che il venditore digitale fa. Direi in quasi tutti i progetti di venditore digitale, in particolare quelli in ambito B2B, il venditore digitale utilizza e fa attività di social selling. Altrettanto io credo che oggi il venditore, quello analogico, altrettanto debba un po' imparare a sfruttare questo tipo di strumento e questa metodologia. Ecco, social selling non è l'insieme delle tecniche per vendere sui social. Sapete che quando parliamo di vendita sui social sono sempre molto attento a specificare, secondo il mio mantra, che i social non servono per vendere, ma per vendere servono i social. Quindi attenzione a dichiarare che i social sono strumenti di vendita, ma sono strumenti sicuramente indispensabili all'interno di un processo di vendita, e in particolare attraverso il social selling possiamo avvicinare i nostri potenziali clienti attraverso tecniche non invasive, non interruttive, e quindi è sicuramente un'ottima alternativa alle classiche chiamate a freddo, alle classiche telefonate a freddo che si fanno per fissare appuntamenti o per presentarsi. Altrettanto è un ottimo strumento per poter interagire appunto attraverso i social, e anche fare social selling significa pubblicare contenuti di valore. Ci sono sempre in tutti i nostri appuntamenti branche digitali, sono i contenuti che sono utili e quindi che vengono considerati interessanti per un pubblico di riferimento. Per cui, come sempre, anche in questo caso fare social selling significa prima di tutto individuare il pubblico, individuare le persone con cui vogliamo comunicare, le persone che vogliamo attirare e le persone che vogliamo coinvolgere. Ovviamente sono sempre le stesse, ma deve essere sempre un gruppo molto ristretto e ben definito di persone con determinate caratteristiche.
Perché parliamo di LinkedIn? Perché, anch'io lo dico all'italiana, Giacomo, perché sicuramente LinkedIn è il canale ideale per fare social selling. In particolare, ovviamente, nell'ambito B2B, però sicuramente LinkedIn è lo strumento principe per fare questo tipo di attività. Tant'è... Io farei una cosa, Carlo Alberto, intanto che tu stai parlando di questa cosa, proviamo a capire anche tra quelli che ci stanno seguendo quanti sono magari che hanno un profilo su LinkedIn. Quindi io adesso pubblico la domanda naturalmente su, sui branch digitali, su Facebook e su YouTube, naturalmente chi ha voglia di rispondere molto volentieri, intanto così vediamo anche chi tra quelli che stanno appunto ascoltando questo branch digitale ha un profilo LinkedIn. In questo momento in realtà non ci interessa sapere quanto lo usano o se lo usano, ma ci interessa sapere se magari ci sono, perché poi dopo il se lo usano e come lo usano è un'altra questione, magari ne parleremo più avanti, e soprattutto poi c'è questa cosa che tu hai buttato in presentazione che è abbastanza inquietante e che ogni volta che la vedo appunto mi viene da andarla a controllare, perché è come la febbre, no? La febbre di LinkedIn. A quanto hai la febbre di LinkedIn? E vedo che qui Carlo Alberto la febbre di LinkedIn ce l'ha a 72. Siamo pari, Giacomo, siamo pari. Siamo pari. Pensate cos'è che social selling, esatto, cos'è questa cosa, esatto. Pensate che per LinkedIn l'elemento social selling è talmente importante che all'interno di LinkedIn esiste questo strumento che potete consultare seguendo il link che vi ho riportato. Poi magari Giacomo, se riesci ad aggiungerlo nei commenti, portiamo anche chi, invitiamo chi non l'ha mai fatto ad andare a verificare il proprio social selling index, per cui bisogna essere loggati in LinkedIn, digitare questo link e LinkedIn ti fa vedere un po' qual è il nostro indice di comportamento, anche di posizionamento all'interno di LinkedIn. E è la somma, questo social selling index è la somma di quattro elementi che sono brand professionale, la capacità che abbiamo di creare il nostro brand professionale, che sono la capacità invece di trovare l'efficacia, di riuscire a trovare le persone giuste all'interno della piattaforma LinkedIn. Altrettanto un altro elemento è quello di interagire con le informazioni rilevanti, e ultimo la nostra capacità di costruire relazioni, sempre all'interno di LinkedIn. Ecco, in effetti uno user, cioè un ascoltatore che è Diego, ci ha scritto, ha detto: io ci sono su LinkedIn e la mia febbre LinkedIn è a 61. Quindi buono, non tratta tutto, Giacomo, adesso la sfida è capire se in questa puntata c'è qualcuno che supera il tuo 72. Il mio 72, assolutamente. Ecco, ovviamente mi permetto di dire, se ci fosse Giorgio Venturini, lo preghiamo per favore di non partecipare al gioco. Quindi, se qualcuno diverso da Giorgio Venturini ha un punteggio più alto di Giacomo Cecchini. Ecco, appunto, bravo, hai fatto bene a dirlo, perché devo puntualizzarle le cose. Di Giorgio Venturini, secondo me, è una cosa che va tenuta con attenzione. Non vorrei che addirittura LinkedIn avesse aperto un attimo quelli che sono i limiti e Giorgio avesse sforato il 100, no? Non so, potrebbe essere. Vediamo. Magari un giorno lo invitiamo, Giacomo, ospite ai brunch, ci facciamo svelare il suo social selling index e non solo. Va bene. Che cos'è la cosa interessante di questo indicatore? Che, secondo me, che vedete come LinkedIn, nel dare le sue valutazioni e nel darci un punteggio, nell'assegnarci un punteggio rispetto a come utilizziamo lo strumento, usa esattamente i criteri che sono propri del comportamento che dobbiamo avere all'interno di questo social e che sono proprio tipici del fare social selling. Oggi ci concentreremo sul primo, che è creare il brand professionale, e come anticipava Giacomo prima, nei prossimi tre branch vedremo invece gli altri punti, per cui affronteremo nei prossimi branch anche tutti gli altri tre elementi che sono utili per migliorare il proprio social selling index, ma di per sé non vogliamo
farlo diventare una malattia per nessuno, ci basta Giacomo con la malattia del successo. Assolutamente, però guarda Carlo che adesso dal pubblico anch'io ci sono con 77. Aiuto. Faccio anche il nome, è Sonia che c'è con 77, devo dire il mio giugno ho già capito a cosa sarà dedicato, fare 78. Eccolo, aiuto. Ok, usciamo dall'impasse del social selling index e entriamo nel focus del concetto di oggi, che è appunto creare il proprio brand professionale. Cosa significa creare il proprio brand professionale? Significa sostanzialmente lavorare sul proprio personal branding. Qui prendiamo la definizione del buon Riccardo Scandellari, che dice che il personal branding consiste nel comprendere e nel valorizzare le proprie capacità e qualità personali, ovviamente attraverso un'adeguata comunicazione ad un pubblico interessato. Quindi vedete che torna il concetto di pubblico, vedete quanto sia importante riuscire ad esprimere il proprio valore. Valore, ne abbiamo parlato molto nel brand, ma il concetto di valore ovviamente si applica anche alla persona e si applica anche quando il brand siamo noi stessi, e quindi l'obiettivo diventa quello di riuscire a comunicare, a trasmettere e a valorizzare proprio le proprie capacità professionali. E nello smarketing di ieri Stefano Donati ha detto: non sono un venditore ma una persona competente. E qua ci ha dato un po' anche un obiettivo, un senso, io credo, nell'utilizzo proprio di LinkedIn e anche della nuova modalità di approccio alla vendita. Sicuramente oggi, lo dicono le statistiche, i buyer vogliono incontrare persone, quindi vogliono incontrare dei venditori, ma prima di tutto vogliono incontrare delle persone competenti, delle persone che sappiano raccontare, che sappiano offrire informazioni, che sappiano dare informazioni e dettagli utili dei prodotti o dei servizi che vanno a proporre e che quindi di conseguenza possono diventare l'oggetto del desiderio per il nostro compratore. Sicuramente su LinkedIn dobbiamo essere persone competenti, dobbiamo dimostrarci come persone competenti e cercare, come altrettanto io dico spesso, di vendere senza vendere, quindi non avere il classico atteggiamento da venditore che a tutti i costi mi vuole vendere qualcosa, ma prima di tutto l'atteggiamento che dobbiamo vedere è quello di dimostrarci competenti, e quindi altrettanto importante saper lavorare sul proprio personal branding. E quindi partiamo dagli elementi fondamentali. Quindi per essere competenti dobbiamo partire prima di tutto dall'avere un profilo efficace, ed ecco che qui rubiamo l'esempio del nostro maestro, e certo. Quindi oggi ci concentriamo su anche un breve ripasso, per chi magari alcune di queste informazioni le conosce già, sul fatto che per prima cosa su LinkedIn bisogna avere un profilo in ordine. Il paragone qual è? È quello di presentarsi vestiti in un certo modo, presentarsi a un appuntamento vestiti come si deve, e farsi trovare preparati e quindi essere in ordine, e essere efficaci già nella propria presentazione, nel proprio profilo. Gli elementi fondamentali sono sostanzialmente tre: la foto, il sommario, le informazioni, e oggi le andiamo ad analizzare. Purtroppo ancora si vedono foto su LinkedIn che non sono adatte all'ambiente, e quindi le foto devono essere foto professionali, non prendiamo la miglior foto fatta in vacanza perché è riuscita bene o perché eravamo abbronzati e magari con gli occhiali da sole, ma mettiamo una nostra foto in primo piano con una posa rilassata su uno sfondo neutro. Perché lo sfondo neutro? Perché ci può aiutare ad essere il più possibile riconoscibili, e dobbiamo essere riconoscibili. Su LinkedIn la nostra foto rappresenta proprio il nostro brand, la nostra persona, e l'obiettivo di LinkedIn sarà quello di entrare in contatto, in comunicazione con persone che non ci conoscono, che ancora non ci hanno mai visto, e la nostra foto dovrà essere utile a farci riconoscere proprio nel momento in cui avremo la possibilità di incontrare fisicamente queste persone. Questa è una foto sbagliata che rubo sempre all'amico Filippo,
nel frattempo l'ha anche aggiornata, però tengo comunque questo esempio, vedete una foto con gli occhiali da sole e una foto seppur ripresa in un ambito lavorativo, perché Filippo appunto come tratta attrezzature e giochi e vende e allestisce parchi giochi, e la rete diciamo rende poco comprensibile e poco leggibile il suo viso e appunto altrettanto non riconoscibile, per cui questa è una foto che non va bene. Quella invece di Anna Supino, che abbiamo avuto ospite a un nostro brunch un po' di tempo fa, è una foto dove Anna è assolutamente riconoscibile, sorridente, in una posa rilassata, e poi in particolare Anna ha saputo sfruttare anche l'immagine di copertina per creare un riferimento molto diretto e molto esplicito, ovviamente al suo brand e alla sua azienda. Certo. Capite che già la foto è un aspetto molto importante e va assolutamente studiata e curata prima di procedere a fare attività o azioni su LinkedIn. L'elemento chiave, a mio modo di vedere, è poi il sommario. Il sommario è quella dicitura che appare sempre sotto il nostro nome e cognome su LinkedIn, vedete che l'ho evidenziato in questo screen. Mm-hmm. E cosa significa sempre? Che anche quando noi andiamo a consultare la nostra home page di LinkedIn e leggere i post pubblicati dalle persone, vediamo della persona, vediamo sempre la sua foto, vediamo sempre il nome e cognome e vediamo sicuramente sempre una parte del sommario. Per cui è un elemento che il LinkedIn ci accompagna ovunque, e quando appariamo su LinkedIn siamo sempre presenti proprio con questi tre elementi: la nostra foto, il nostro nome e cognome e il nostro sommario. Per questo il sommario è un elemento sicuramente fondamentale. E abbiamo 120 caratteri disponibili per poterlo sfruttare al meglio per scrivere un sommario che sia il più possibile efficace. 48 sono quelli che sono sempre visibili. Che cosa ci va nel sommario? Va scritta l'esigenza che siamo in grado di soddisfare, va scritto l'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere o di aiutare a raggiungere ai nostri potenziali clienti. E quindi, in sostanza, nel nostro sommario dobbiamo andare a sintetizzare, a scrivere qual è il motivo per cui un utente può, un potenziale cliente, un prospect può scegliere noi, e quindi conseguentemente come possiamo essere utili alla rete. Perché un utente avrà interesse a mettersi in collegamento con me? Come potrò essere io utile alla rete di collegamenti degli utenti che mi interessano, esprimendo il mio valore e la mia utilità? Torniamo su concetti che abbiamo affrontato molte volte in svariate modalità, intendo dire svariate modalità di strumenti o di canali di comunicazione, ma i concetti vedete che rimangono sempre gli stessi, e quindi su LinkedIn è fondamentale avere un sommario efficace. Di default LinkedIn popola il sommario prendendosi l'informazione del ruolo che avete in azienda e dell'azienda per la quale lavorate. Per cui il sommario classico, quello che LinkedIn propone di default, è questo che ha Pietro, che si è dichiarato col ruolo di program manager presso una determinata azienda. E quindi di default LinkedIn mi popola il sommario in questo modo. Ecco, il sommario popolato con queste informazioni non è efficace, non riesce ad attirare gli utenti e altrettanto non genera curiosità. Quindi l'obiettivo del sommario deve essere proprio questo: riuscire ad attirare persone che non mi conoscono, quindi riuscire ad avere un piccolo slogan, una brevissima frase che faccia capire come posso essere utile a questi utenti, quindi attirare la loro attenzione e quindi conseguentemente incuriosirli ad andare a visitare il mio profilo, le altre informazioni presenti sul mio profilo, e di conseguenza anche ad entrare a far parte della mia rete, o comunque essere condividere con me contenuti, informazioni, ma anche condividere con me le connessioni. Se genero curiosità, il sommario risulta essere sicuramente efficace. Da un articolo di
Martina De Nardi, che vi linko in questo, che vi ho linkato in questa slide. Martina De Nardi si occupa di LinkedIn, è una consulente LinkedIn, e in un suo recente articolo sul suo blog ha messo in evidenza come ci siano diversi stili per poter realizzare il proprio sommario. Il primo stile è quello cliente centrico, che sinceramente è quello che io preferisco, cioè quello di mettere al centro dell'attenzione il cliente, quindi le persone che si vogliono raggiungere e effettivamente il nostro target, il nostro obiettivo, e quindi rispondere direttamente alla domanda: come posso essere utile per il mio cliente? Sono quei sommari, come il mio del resto, che contengono ad esempio la definizione aiuto a, supporto a, e quindi mettono proprio al centro dell'attenzione il cliente e sono molto espliciti su come possiamo essere utili ai nostri clienti. L'altra modalità è quella un po' più egocentrica, cioè dove invece si tende a valorizzare di più la propria persona e quindi a mettere in evidenza delle caratteristiche personali che possono sicuramente, che devono e possono essere utili per i nostri interlocutori, però una modalità di esprimere il proprio sommario sicuramente un po' più incentrata su di noi. Ovviamente anche questo è corretto, perché magari tende a valorizzare anche delle nostre caratteristiche personali. L'altra modalità è quella mission centrica, cioè la modalità per cui io, rappresentante di un'azienda, io persona che condivido i valori dell'azienda che rappresento, per la quale lavoro, esprimo nel sommario e condivido nel mio sommario la mission dell'azienda, per cui dichiaro nel mio sommario che mi faccio portavoce della mission aziendale. Per cui in questo caso sfrutterò lo spazio dedicato al sommario non tanto per fare un riferimento esplicito al mio cliente o a me stesso, ma per condividere, per fare un riferimento molto più esplicito a quella che è la mission aziendale, che ovviamente condivido e porto avanti. L'altra modalità è quella invece di usare nel sommario delle, quindi di supportarsi non tanto con il ruolo, ma proprio con le parole chiave che possono essere anche competenze o che sono molto vicine o che esprimono un po' quello che faccio e che so fare. Per cui possono essere social media manager, possono essere più vicine a una definizione del mio ruolo, però più incentrate invece su terminologie e su termini che possono essere anche ricercati dagli utenti. Ripeto, la mia personale opinione è quella di costruirsi un sommario cliente centrico, però come dice Martina nel suo articolo, ovviamente tutte queste modalità possono risultare efficaci. Essere efficaci significa riuscire a costruire e realizzare un sommario che incuriosisca il nostro utente. Quello di Giacomo lo fa. Giacomo dice: racconta le storie degli imprenditori e li aiuta a sviluppare relazioni in associazione e oltre. Per cui è, Giacomo, il tuo sommario è egocentrico, allora, egocentrico, come lo classifichi? Ma in realtà ti dico, secondo me questo sommario nasce dall'idea di provare a spiegare qual è il ruolo mio in associazione, che è un ruolo un po' difficilmente inquadrabile, nel senso che io seguo la comunicazione e la formazione, e seguendo la comunicazione racconto appunto queste storie agli imprenditori, magari ai giornali, ma anche agli altri imprenditori associati, e seguendo anche la formazione poi li aiuto a sviluppare quelle che sono le relazioni. Secondo me ho tentato di darlo più come servizio che io potrei fare agli altri e come vantaggio per gli altri, più che poi alla fine per quello che è il mio ruolo o che io sono davvero, anche perché proprio per chi ha più ruoli e più funzioni diventa forse più facile individuare quello che possono fare per gli altri piuttosto che spiegare davvero che cosa intendo dire fanno o come vengono etichettati. La cosa che posso aggiungere, Carlo Alberto, è questo, che queste poche righe di sommario sono effettivamente una delle cose su cui bisogna riflettere un po'. Non bisogna farsi prendere
dalla fretta di volerle compilare, o se le si compila perché naturalmente lo richiede il profilo, bisogna comunque ragionarci e magari cambiarle anche periodicamente, proprio perché possono insorgere cose nuove o possono venire nuove idee, e il fatto che venga cambiato può creare curiosità. Sicuramente, e vedremo proprio anche nella testimonianza alle quale tra breve daremo spazio, come appunto l'esperienza vissuta sul cambiamento anche del sommario abbia portato dei cambiamenti. E di certo non ci aspettiamo di riuscire a scriverlo in 3 minuti e altrettanto di getto riuscire ad esprimere al meglio il nostro sommario. È sicuramente una cosa che va ragionata e benissimo anche ogni tanto modificata nel sistema, che è sicuramente apprezzato fino a quando non scopro di avere un sommario più efficace. Come faccio ad accorgermi se è efficace? Mi vedrò che ho molte più visite al mio profilo anche da persone sconosciute e vedrò altrettanto che nelle richieste di collegamento risulterò essere più performante, cioè vuol dire che riuscirò a colpire meglio i miei potenziali interlocutori, e quindi facendomi accettare le richieste di collegamento significa che hanno trovato interessante e l'utente ha capito come posso essergli utile. Sicuramente in questo modo gli sconosciuti, perché di questo stiamo parlando, accetteranno molto più volentieri la mia richiesta di connessione, che è uno degli obiettivi ovviamente fondamentali di LinkedIn, perché noi vogliamo aprirci ad un network di persone che non conosciamo. Lo spazio dedicato alle informazioni, permettetemi di dire, è un po' l'estensione del sommario, volendolo sintetizzare in maniera molto semplice. Cioè vogliamo dare dettagli sul nostro modo di operare, vogliamo descrivere come riusciamo in grado di risolvere quei problemi che abbiamo accennato nel sommario magari, o altrettanto come siamo in grado di portare i vantaggi che nel nostro sommario abbiamo indicato. All'interno del nostro spazio dedicato alle informazioni, che è uno spazio testuale libero in cui ci possiamo esprimere un po' come vogliamo, come modalità, possiamo anche invitare al contatto e soprattutto anche scrivere qualcosa di noi come persona, per cui è uno spazio dove possiamo uscire con qualche riga, con una frase, dal contesto strettamente professionale tipico di LinkedIn e magari mettere in evidenza anche qualche contenuto che invece ci caratterizza, o qualche elemento che ci caratterizza come persona, legato ad esempio alle nostre passioni o anche a come dedichiamo il nostro tempo libero, anche magari in attività, che ne so, di volontariato o comunque in altre attività alle quali ci dedichiamo al di fuori dell'azienda. Sicuramente compilare lo spazio dedicato alle informazioni è molto utile, darsi come obiettivo quello di pensare che se non portiamo soluzioni siamo parte del problema, per cui vuol dire che dobbiamo effettivamente in questo spazio cercare di spiegare come portiamo soluzioni ai problemi potenziali dei nostri interlocutori, perché sappiamo che poi le persone ci seguiranno perché avranno capito che siamo in grado di risolvergli dei problemi. E non abbiamo grandi possibilità di formattazione di questo spazio di testo che LinkedIn ci mette a disposizione. Il mio consiglio è usare qualche punto elenco, usare dei periodi comunque abbastanza brevi, in maniera tale che poi il testo non risulti troppo pesante alla lettura e quindi di per sé l'utente non voglia o decida di non dedicare il tempo alla lettura del sommario. Non dobbiamo essere troppo, scusatemi, dello spazio informazioni, non dobbiamo essere troppo prolissi, ma altrettanto cercare di essere ovviamente efficaci. Poi vedremo anche con la nostra ospite di oggi, vedremo anche daremo alcune dritte su come costruirsi il proprio spazio informazioni. La descrizione è dedicata alle informazioni. L'ultimo elemento che caratterizza il profilo è quello più ovvio, più scontato, è quello delle nostre esperienze professionali. Qui l'unico suggerimento che mi sento di dare è, come ha fatto questo utente, quello di descrivere un po' il ruolo, la mansione, il tipo di attività che avete svolto e che svolgete rispetto al ruolo che stiamo occupando o che abbiamo occupato in passato. Quindi, in sintesi, il consiglio vuole essere questo:
gli spazi che LinkedIn ci mette a disposizione nel nostro profilo. Cerchiamo di riempirli tutti, per cui nel momento in cui ci chiede di descrivere e di raccontare un po' quella che è la nostra mansione e quella che è l'esperienza professionale che viviamo, come ha fatto questo utente, cerchiamo di sfruttarlo, non dobbiamo correre nella compilazione del profilo, ma dobbiamo cercare di essere i più esaustivi possibili in maniera tale da dare informazioni agli utenti che appunto non ci conoscono, perché ricordiamoci che il profilo viene visitato da chi non ci conosce. Quindi sicuramente un profilo in ordine, un profilo che risponde alle caratteristiche che abbiamo indicato, è il primo passo verso il nostro personal brand efficace, e sicuramente un profilo in ordine conferma l'affermazione, la citazione di Oscar Wilde che dice: non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione, per cui se non mi faccio trovare con il profilo a posto, con un profilo che comunichi e che riesca a far capire all'utente che cosa posso fare per lui, difficilmente l'utente tornerà ancora a visitarmi. Per questo oggi ho scelto questa immagine, perché la stessa attenzione che poniamo nell'abbigliamento, nel volerci presentare in ordine in un certo modo, altrettanto la dobbiamo portare sul nostro profilo LinkedIn e sulla nostra comunicazione LinkedIn per iniziare a fare un social selling efficace. Per cui non ha senso vestirsi bene, farsi trovare in ordine e all'esterno per poi essere effettivamente in disordine su uno spazio digitale molto importante come quello di LinkedIn che abbiamo oggi a disposizione e che quindi va sfruttato al massimo. Io direi una cosa, Carlo Alberto, se quello che stai raccontando di LinkedIn, no, lo rende ancora più diverso da un CV. Nel senso che il curriculum vitae è un qualcosa naturalmente di statico molto spesso e che deve dare informazioni in alcuni campi che sono abbastanza standardizzate, no? E quindi anche il curriculum europeo naturalmente è una cosa che quasi impone di essere scritto in un determinato modo. LinkedIn invece in questi spazi, che sono più ridotti rispetto a quelli naturalmente del curriculum vitae, ci impone di raccontare una storia. Se dovessimo fare una paragone e mi viene in mente questo tipo di cosa, è che LinkedIn è un film e il CV è una fotografia, no? E quindi c'è proprio una diversità di approccio. Il film è in continua evoluzione e la storia è sempre in attesa, diciamo così, del lieto fine, per cui non deve essere mai fermo. E questo è il solito discorso che si fa quando si pensa a un profilo LinkedIn e si è lavorato molto per renderlo performante ed efficace. In realtà questa è la minima parte del lavoro, perché poi il vero lavoro consiste in quello che dicevi tu, migliorarlo continuamente e interagire con gli altri. Sicuramente, e questo è quello che poi vedremo meglio anche nei prossimi incontri, nei prossimi branch che dedicheremo a LinkedIn e in particolare più all'utilizzo dei contenuti, anche alla costruzione dei messaggi e a come iniziamo a relazionarci. Sicuramente se non hai un profilo in ordine non ha assolutamente senso iniziare a fare altre attività, perché potrebbero risultare effettivamente non efficaci. Sicuramente un profilo ben costruito ce l'ha la nostra ospite di oggi, giusto Giacomo? Giusto, assolutamente. È Selena Dal Dosso. Ciao Selena, benvenuta. Ciao, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Ci racconti cosa fai prima che corrano tutti a vedere il tuo profilo LinkedIn e nel frattempo ci puoi raccontare tu cosa fai e di cosa ti occupi, cosa fai nella vita. Assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti, sono Selena Dal Dosso, ringrazio Giacomo e Carlo Alberto per avermi invitata a questo brunch digitale, per me è la prima volta, quindi sono davvero molto entusiasta e mi sta piacendo davvero molto per come lo state svolgendo. Entrando nel merito, presso l'azienda Iotta Sales, azienda dove appunto io collaboro, ci occupiamo di una cosa abbastanza particolare e di nicchia,
Ovvero, che cosa andiamo a fare? Sostanzialmente andiamo ad affiancare imprenditori, professionisti, ma anche venditori, liberi professionisti, nello sviluppo della trattativa di vendita. Quindi questo implica che sostanzialmente andiamo a studiare e progettare tutte le fasi della trattativa con una peculiarità. Tutto ciò che andiamo a condividere durante un percorso di formazione viene poi letteralmente manualizzato, quindi sostanzialmente andiamo a redigere dei veri e propri manuali, che definiamo proprio manuali della trattativa, dove all'interno troviamo tutti i passaggi essenziali, quindi dalla stretta di mano fino alla chiusura del contratto. In sostanza, quindi, diciamo che studiando e progettando la trattativa di vendita insieme ai nostri clienti, questo ci permette anche di fornire un metodo per accelerare la chiusura delle trattative. Quindi accelerare le chiusure delle trattative significa che se chiudo prima, incasso prima, tanto per dare un vantaggio che comunque sicuramente è utile a tutte le aziende. C'è anche un miglioramento poi del flusso di cassa, un miglioramento dei margini e ovviamente l'aumento delle percentuali di trattative chiuse. Tutto questo lo facciamo tenendo sempre ben presente quella che è la nostra missione, ovvero quella di creare ricchezza alle aziende, una ricchezza che non è solo ricchezza economica, ma anche una ricchezza interna aziendale, quindi di benessere. Tutto questo attraverso un sistema di vendita sano e duraturo nel tempo. Quindi Giacomo, il manuale alla fine esce dal lavoro che fa Yotta Sales e che fa Serena nella struttura in cui lavora, Selena nella struttura in cui lavora, quindi non serve prendere gli appunti come fai tu, il manuale ti arriva alla fine. Perfetto, va bene, sì assolutamente, bene. Io infatti oggi non ho usato la lavagna perché era lineare e ho capito tutto, adesso quando c'è qualcosa che non mi è chiaro scrivo. Ok, va bene, quindi è per quello che non stai usando la lavagna oggi. Ecco Selena, la tua esperienza su LinkedIn, qual è, com'è cominciata, come ti sei approcciata? Bella domanda. Molto vicina anche all'ambito su cui lavori e lavorate nella vostra azienda. Certo, assolutamente. Allora, diciamo che la mia relazione, mi piace proprio definirla così, con LinkedIn inizia all'incirca 2 anni fa. Rispetto a quello che oggi si può vedere dal mio profilo, in realtà diciamo che era un profilo creato giusto per essere presente su questo social, mettiamola così. Quindi un profilo creato in maniera abbastanza approssimativa, la prima foto che avevo disponibile chiaramente l'ho utilizzata, nome e cognome e quello di cui mi occupavo. Sostanzialmente mi ero anche da un certo punto di vista etichettata, no? Perché credevo fosse anche la formula migliore dire ok, sono questo tipo, sono consulente vendita, perfetto. Quindi questo è quello che avevo fatto, scritto, visto che prima Carlo Alberto citava il sommario, ho scritto una riga, niente di più, e poi la cosa in realtà è nata ed è finita lì, perché di fatto non avevo così da autodidatta colto la reale funzionalità di questa piattaforma. Sì, sapevo che era un social professionale, però poi non ero mai andata in avanscoperta. Che cosa succede poi per motivi principalmente di lavoro, visto ovviamente il settore in cui siamo, decidiamo di approfondire, quindi lì prendo un percorso sempre da autodidatta, decido di come dire, andare un po' più nel dettaglio, capire come eventualmente poter migliorare e quindi faccio anche un po' fatica, vi dirò la verità, perché poi da autodidatta è difficile, se ne sentono di ogni, soprattutto cerco anche nei forum magari, quindi i feedback che ho dall'altra parte di chi è anche esperto sono molteplici. Quindi non nego che è stato difficoltoso all'inizio, poi in realtà è arrivata la manna dal cielo, che è il signor Carlo Alberto Baroni, che ovviamente ci ha dato comunque un aiuto importante e perciò ecco, questa è la storia di come tutto è iniziato. Torno a ripetere, inizialmente solo ed esclusivamente perché c'è un po' questa, come dire, questa moda del siamo presenti un po' ovunque, quindi da Facebook a Instagram a LinkedIn, non dobbiamo mancare da nessuna parte, però mi rendo conto che poi di fatto non l'ho mai utilizzato realmente, quindi all'inizio non portava nulla. Devo dire che mi aspettavo un altro nome, quando ha detto grazie a, mi aspettavo un altro nome, mi aspettavo appunto il nome di Giorgio Venturini che
intendo dire, sarebbe apparso come un angelo che appunto insegna a noi a usare LinkedIn, quando me hai detto Selena Carlo Alberto Baroni, invece sono rimasto sorpreso perché io ho lo stesso social selling index suo e quindi non mi sento da meno, naturalmente. Diciamo che ha avuto la fortuna di non dover scomodare il supremo Giorgio Ventura. Esatto. Ecco, certo. Abbiamo lavorato in realtà su pochi elementi e uno di questi è stato proprio il sommario. E mi sembra che sul sommario, Selena, sia stata fatta qualche variazione, no? Di che cosa ti sei accorta? Raccontaci un po' l'esperienza, magari se riesci anche a citare il caso, perché penso possa essere proprio utile per chi ci sta seguendo. Perché abbiamo fatto veramente pochi interventi che alla fine sono risultati comunque efficaci. Per cui, come sempre, sistemare poche cose può portare immediatamente a dei risultati. Assolutamente sì, infatti grazie per questa domanda, nel senso che è proprio un caso direi emblematico. Diciamo che decido di modificare l'iniziale sommario dove semplicemente c'era scritto che lavoravo presso, mettiamola così, quindi era molto scarno, decido di meglio confezionarlo andando a scrivere consulente vendite, quindi vedete che già mi vado ad etichettare, perché per me era una cosa giusta, quindi vado a mettere consulente vendite e poi nel sommario vado a scrivere quello che poi ho citato anche all'inizio della mia presentazione, quindi leggo testualmente così abbiamo un riferimento, quindi consulente vendite e poi studio e progetto la trattativa di vendita aiutando le aziende ad accelerare la chiusura delle trattative. Questo era il mio sommario che tutto sommato piaceva anche, nel senso, a me personalmente, condiviso anche a livello aziendale, quindi dico ok, procedo. Che cosa succede? Che una volta pubblicato questa tipologia di sommario, inizio ad attivarmi a livello di collegamenti, quindi mi focalizzo sul contattare quelli che sono clienti in target per la nostra azienda. Principalmente sono titolari imprenditori, mettiamola così, ma anche professionisti. Che cosa accade? Che dopo 2 settimane collegamenti sfrenati, o meglio richieste di collegamenti sfrenati, noto che dall'altra parte non ho un feedback positivo. Sì, qualcuno accettava, qualcuno no. Allora abbiamo iniziato a fare un ragionamento, giustamente con Carlo Alberto, una piccola modifica che poi di fatto ha cambiato le sorti del profilo. Semplicemente il suggerimento è stato questo: perché dover necessariamente inserire quella che è la tua attuale funzione, quindi consulente vendite, che poi è una parola anche molto generica, vuol dire tutto, vuol dire niente, all'interno dell'azienda mi occupo di più cose. Quindi a quel punto lì abbiamo deciso di depennare la dicitura consulente vendite, anche perché abbiamo maturato questo aggettivo che è un po' come essere uno spam umano, nel senso che quando dall'altra parte un titolare si vede una richiesta di collegamento da un consulente vendite, è inutile negarlo, tutti pensano questa mi vuole vendere qualcosa, punto e fine della storia. Quindi, tolto questa breve dicitura, lì è cambiato completamente il profilo, nel senso che ho avuto molte più interazioni, quindi molte più persone che accettavano il collegamento, e direi magia, ma non lo è, in questo caso è algoritmo evidentemente, chi dall'altra parte accettava il mio collegamento aveva anche piacere a interagire su svariati temi, quindi non solo che toccavano il tipo di lavoro che io svolgo, ma anche il loro. Chiaramente quindi c'è uno scambio di informazioni che è molto più piacevole. E poi a me interesserebbe anche capire, visto che il sommario ha avuto questa variazione che è stata efficace, anche invece come hai costruito quello che è il riepilogo, che è un altro, devo dire, momento dove non è così facile scegliere che cosa mettere, proprio perché, come dicevamo prima, non deve essere un freddo elenco di cose appunto che si fanno, ma deve essere anche qui probabilmente la costruzione di un racconto per spiegare bene quella che è la propria attività, e quindi forse, come nel caso del consulente vendite che viene eliminato in modo tale da evitare un'etichetta che può essere poco appetibile, come hai lavorato sul riepilogo, Selena?
Certo, sì Giacomo, allora inizialmente anche qua direi mani nei capelli, nel senso che il riepilogo era piuttosto scarno, o meglio, prendiamo quello che c'era nel sommario, lo incolliamo lì nelle informazioni, quindi in quello che è il riepilogo, e argomentiamo leggermente. Per me poteva essere più che sufficiente. Mi rendo conto però che se mi calo poi in quella che è anche la mia attività, a essere oggettivi, trovo corretto e utile che all'interno del riepilogo ci siano quelli che sono i vantaggi che offro. Prima giustamente stavate anticipando che nel riepilogo informazioni dobbiamo menzionare che problema andiamo a risolvere al nostro cliente, tanto per dire, così come anche nel sommario. Perfetto, quindi non abbiamo fatto altro che andare a entrare nel dettaglio, diciamo, di quello che era il sommario, esplicitando con una sorta di checklist quelli che sono tutti i vantaggi, che poi poco fa vi avevo anche menzionato. Vantaggi perché noi nello specifico sappiamo che il cliente principalmente sono quelli che acquista di fatto, al di là della figura, al di là della persona che possiamo rappresentare, però di fatto il vantaggio è quello che più colpisce. Infatti sono certa che grazie a questo riepilogo le persone che vanno a leggere di che cosa ci occupiamo e che cosa si ottiene attraverso il nostro sistema, colpisca molto di più. Poi, giustamente, come prima dicevate, ho notato che anch'io nel riepilogo ho inserito la mia mail per poter contattarmi. Ci deve essere anche un momento, lo trovo corretto, dentro questo riepilogo dove c'è la possibilità veloce e soprattutto facile di invitare le persone a entrare in contatto con te, magari via mail. Benissimo. Sì, questa poi nel tempo è una cosa che si è un po' evoluta anche su LinkedIn, perché poi ha creato anche lo spazio dedicato alle informazioni di contatto, perché adesso è LinkedIn stesso che ci ha anche dedicato questo spazio del profilo. Però ritengo che mettere un proprio riferimento, come si diceva prima, all'interno del riepilogo o informazioni, chiamiamole informazioni perché adesso la sezione si chiama così, portate pazienza, e quindi se qualcuno non ce l'ha abilitata nel profilo, è una funzione che si può abilitare aggiungendo gli elementi del profilo nella parte in alto, diciamo, e questo spazio, diciamo, diventa sicuramente utilizzabile anche per riportare proprio la propria mail o comunque per invitare l'utente ad entrare in contatto di noi, co con noi. E pensando che questo comunque è un po' il nostro biglietto da visita, abbiamo un biglietto da visita allargato, foto, sommario, riepilogo. Altrettanto, non facciamoci problemi a mettere la nostra mail o in alcuni casi anche il numero di telefono, perché comunque dobbiamo sempre immaginare che nel momento in cui un utente sta venendo a visitare il mio profilo LinkedIn o comunque mi chiede a maggior ragione anche il collegamento o io vado a chiedere il collegamento, stiamo in realtà simulando proprio uno scambio di biglietti da visita, per cui non ci vedo niente di male ad avere anche i propri riferimenti diversi da quelli di LinkedIn. Quando cerchiamo di dare aiuto e aiutare le persone nella realizzazione dei propri sommari e riepiloghi, e quindi nella gestione di questi primi spazi fondamentali su LinkedIn, usiamo spesso fare un esercizio, che è quello dell'elevator pitch. Non so se lo conoscete o se anche alcuni dei nostri, di chi ci sta seguendo, hanno avuto modo di farlo. L'esercizio dell'elevator pitch sostanzialmente simula di incontrare in un ascensore una persona che per noi è interessante. Quindi, proprio una persona che ipotizziamo di voler agganciare su LinkedIn o che con tanta fatica magari stiamo cercando di agganciare da tempo telefonicamente e non riusciamo mai a raggiungerlo. L'obiettivo è che in questo breve viaggio in ascensore, perché poi noi viviamo in Italia, per cui non abbiamo gli ascensori di 80 piani come gli americani, e in questi 20-30 secondi massimo dobbiamo riuscire a colpire la persona che è in ascensore con noi e fare in modo che questa si ricordi di noi nel momento in cui il viaggio in ascensore è finito, è durato pochissimo e siamo riusciti magari a dare il nostro biglietto da visita e ricontattiamo questa persona qualche giorno dopo per riuscire ad incontrarla o comunque per proporgli di approfondire l'argomento che gli ho citato in ascensore. Tutto questo in 20-30 secondi.
Ecco, nel momento in cui vi mettete a fare questo esercizio, scoprirete quanto sia importantissimo non solo essere sintetici in realtà, ma soprattutto essere efficaci rispetto alle cose da mettere in evidenza, rispetto al mettere in evidenza i nostri vantaggi e le nostre caratteristiche. Quindi suggerisco a chi non l'ha mai fatto e a chi è in un momento di revisione del proprio profilo LinkedIn di provare a fare questo esercizio scritto, ovviamente, uh-huh. e per riuscire ad evidenziare e a trovare tutta quella serie di elementi che possono essere utili. Tu, Selena, in ascensore chi incontri? Sicuramente incontro un titolare di azienda che ha una rete vendita. Bene, e parte il viaggio di 20 secondi, 30 secondi? Come parte ti il viaggio? Cosa gli dici? Ma sicuramente gli direi buongiorno signor Baroni, magari in questo caso ci troviamo in ascensore. Sono Selena Daldosso, nella nostra azienda Iota Sales studiamo e progettiamo le trattative di vendita, aiutando le aziende come la sua ad accelerare la chiusura delle trattative. Le faccio una domanda giusto per capire meglio, ma i suoi venditori all'interno della rete vendita hanno un sistema per chiudere i contratti in prima battuta? Ovviamente in questo il viaggio è finito. Questa è una di quelle situazioni dove tendenzialmente rispondono di no. Quindi procederei dicendogli: bene, i suoi venditori hanno un metodo per raccogliere dalle 6 alle 10 referenze quando sono dai loro clienti e stanno chiudendo un contratto? Referenze si intende ovviamente persone uh-huh. altre suggerite. E quindi per me questo sicuramente sarebbe il mio primo biglietto da visita, utilizzare anche delle domande così. Diciamo che può essere un ottimo spunto quello di provare anche o a rispondere a delle domande all'interno del proprio spazio informazioni o addirittura anche provare a mettere domande e risposte, è una cosa che alcuni usano e può essere ovviamente interessante e efficace. E sicuramente ci dobbiamo concentrare su un concetto solo, avresti la possibilità, Selena, in ascensore di fare una domanda sola, quindi non abbiamo la possibilità ovviamente poi di andare in quel caso in seconda battuta. Sì, e quindi, se no devi premere, caso Alberto, il pulsante stop. Esatto, se no devi premere, esatto, ma non vale nell'esercizio. Però ecco, vedete che provare a fare questo esercizio può essere davvero molto utile per provare per trovare il modo di ottimizzare il proprio profilo LinkedIn. Carlo Alberto, io ti chiedo intanto che magari andiamo verso la fine appunto di questo branch. Ci sono una domanda e in realtà poi un'affermazione. Allora, l'affermazione è quella di Adele. Io sono a 56 come social selling index, naturalmente la voce più scarsa è costruire relazioni, perché tu prima hai fatto vedere, no, che sono le quattro voci sì. che vengono appunto misurate, eppure dice che sono brava a trovare le persone giuste, quindi per dirla con Verdone, in che senso? Perché da una parte intendo dire sono scarsa a costruire relazioni e poi sono brava a trovare le persone giuste, e poi un'altra domanda che invece questa è più diciamo così semplice, che è che cosa mettere sullo sfondo, e penso che si riferisse al banner che c'è dietro copertina. Naturalmente la foto. Ma sull'immagine di copertina possiamo mettere qualcosa che richiama una nostra passione, quindi molto spesso vedo, adesso non perché c'era Giorgio, fatalità, ma comunque magari la foto della montagna o comunque di un paesaggio, di un qualcosa che evoca un po' le nostre passioni. In quel caso io la uso anche per sinceramente per mettere in evidenza gli eventi e le iniziative, per cui sulla mia immagine di copertina in questo periodo dove stiamo tenendo questa iniziativa dei brunch ho l'immagine che richiama l'iniziativa brunch, per cui può essere utile anche tenerla aggiornata rispetto a un qualcosa di legato al brand, all'azienda o a un evento, all'iniziativa, a una presenza in fiera, cose di questo tipo. Diciamo che lo spazio è sufficientemente creativo e può essere contestualizzato in diversi modi. Cercare di brandizzarlo sicuramente aiuta per creare poi un riferimento magari forte tra la persona e l'azienda, perché nella foto, per quanto a volte dicono prova a farti la foto mettendo dietro il logo dell'azienda, poi rischia di essere
poco visibile. Certo. Rispondendo alla domanda di Adele, posto che veramente del social selling index non dobbiamo farne una malattia, a me piace usarlo dal punto di vista didattico per capire quali sono gli elementi su cui dobbiamo lavorare. E sicuramente la nostra efficacia, la nostra bravura, fatemi dire, ad usare LinkedIn, la misuriamo realmente con i contatti che riusciamo a generare, quelli veri, e con la nostra poi capacità di entrare in contatto reale con le persone. Per cui uno può avere anche un social selling index basso, però poi attraverso LinkedIn riesce a crearsi situazioni di nuovi appuntamenti, a conoscere nuove persone, a crearsi opportunità di business. Magari LinkedIn questa cosa non la rileva e quindi l'indicatore è basso, però in realtà l'efficacia del profilo è alta. Detto questo, la situazione diversa Adele potrebbe essere una buona capacità di riuscire a generare e ad ottenere un sì nelle richieste di collegamento. Quindi, e lo vedremo la prossima volta, quindi come ci poniamo nel richiedere le connessioni e nel riuscire ad ottenere il più possibile una risposta positiva da persone che non ci conoscono, perché questo è l'obiettivo, mi piace ribadirlo, rispetto invece alla capacità di interagire con i contenuti, capacità o comunque la propensione ad interagire con i contenuti per cui quanto leggo di quello che scrivono le persone della mia rete, quanto commento, quanto condivido, quanto dedico comunque del tempo anche a interagire con il contenuto. E questo ovviamente misura un altro comportamento, diverso invece magari dalla capacità di riuscire ad essere convincente nel creare collegamenti, nel crearsi una rete di persone che LinkedIn magari valuta lui stesso interessanti per te, perché le vede legate al tuo ambito lavorativo. Bene, io se sei d'accordo, Carlo Alberto, darai due consigli di lettura, perché come diceva prima Selena, è importante sicuramente l'autodidatta e quindi andare magari a trovare dei test a cui fare riferimento. Poi è ancora più importante però, e non voglio naturalmente fare la marchetta a favore di Carlo Alberto Baroni o di Giorgio Venturini, ma in realtà frequentare un corso con qualcuno che segua LinkedIn in modo professionale può consentirti di accelerare molto quello che è il tuo utilizzo della piattaforma e quindi di evitare tutta una serie di ritardi o di errori, no, che vengono fatti, perché poi la cosa bella dei libri è che naturalmente non possono rifiutarti, ma la cosa brutta dei libri è che se fai le domande ti rispondi da solo, e invece di solito con un docente in carne e ossa almeno un confronto ce l'hai. Io adesso vi farei vedere questi libri che secondo me possono, intendo dire, essere utili dal punto di vista di LinkedIn, imparare. Uno, il primo è in effetti questo libro di Cristiano Carriero e Luca Conti, che è un libro molto professionale dello Epli e che ti dà uno sguardo generale dove puoi prendere molti spunti naturalmente per migliorare. E poi ve ne do uno invece che non è legato a LinkedIn strettamente, questo è Keep Going di Austin Kleon, abbiamo già visto Ruba come un artista. Questo libro è un libro molto americano, un libro di quelli che ti dà degli spunti come questa lista, loro vanno pazzi naturalmente per le liste, e qui come continuare ad andare, e il primo spunto è quello che ogni giorno è come il giorno della marmotta, chi conosce il film lo sa, il personaggio vive ogni giorno lo stesso giorno, e allora vive ogni giorno come se ripartissi da zero, perché non devi farti prendere dall'abitudine, no? Devi avere sempre gli occhi pronti a cogliere determinate altre cose. E poi adesso vi dico come, devo dire, io ho visto Selena D'Addosso, che io devo dire ho conosciuto oggi di persona, ma ero un suo contatto su LinkedIn e non mi ricordo se lo ero prima o dopo il cambiamento del sommario, questo ammetto che non me lo ricordo naturalmente. Però, Giacomo, scusami, porta pazienza, prima di lasciarti chiudere con la simpatica rappresentazione della giornata di oggi, è arrivata una domanda da YouTube. Esatto, quindi già arriva da YouTube e quindi dobbiamo... È una cosa che dobbiamo apprezzarla. Rispondo velocemente. Certo. Massimo dice, esiste anche un company branding legato alla presenza aziendale sui social, quindi su LinkedIn in particolare? Sì, esiste la pagina
su LinkedIn e sì. Esiste la possibilità per l'azienda di avere una pagina, ma la presenza su LinkedIn dell'azienda è veramente molto bassa, oserei dire sufficientemente irrilevante rispetto alla, alla possibilità, alla potenzialità che ha la persona. Per cui su LinkedIn bisogna essere presenti come persone, bisogna agire lavorando col proprio profilo che ha anche molte più possibilità di fare cose, di fare azioni, e la pagina è un contenuto in qualche modo di supporto, è un contenuto che serve per poter poi permettere a persone, rappresentanti dell'azienda, di condividere quei contenuti. La pagina ha il vantaggio di poter usare lo strumento pubblicitario di LinkedIn, per cui agisce in maniera promozionale all'interno della piattaforma, però la persona gioca il ruolo fondamentale. Scusami, ci tenevo a rispondere a questa domanda e adesso ti lascio. È corretto anche perché in effetti finché uno non coglie questa cosa della differenza tra il fatto che LinkedIn è un profilo assolutamente personale e quindi l'azienda viene in un secondo momento, rischia di non cogliere appieno le potenzialità, e si vedono ancora molti profili intestati alle aziende, profili che naturalmente non hanno senso, anche perché, dimmi se mi sbaglio Carlo Alberto, LinkedIn potrebbe anche decidere eventualmente di chiuderli, no? Perché non sono in linea con quella che è la policy aziendale, e se fossero profili con moltissimi contatti si rischia anche di vanificare tutto il lavoro che è stato fatto. Devo dire che l'ultima cosa che aggiungo, poi faccio vedere come io ho visto Selena oggi, se io sento LinkedIn come mio profilo personale, e lo vivo naturalmente in relazione a quello che sono io e quello che sono io in azienda, diventa anche più facile per me interpretare il mio profilo. Se io lo vedo solo come profilo aziendale, è naturale che faccio anche fatica ad avere un'identificazione completa con l'azienda, a meno che non sia l'imprenditore che l'ha naturalmente costruita. E il fatto che la ricchezza dell'azienda viva anche della ricchezza, della diversità delle persone che la compongono, secondo me è un bellissimo modo di raccontare appunto l'azienda. Adesso vi faccio vedere invece come io vedo la Selena, perché io l'ho vista in televisione, avevo preparato questa cosa prima di vederla e di conoscerla dal vivo, però io Selena la vedo, devo dire, così. Questa è, devo dire, la ribelle del film Disney, perché è una persona che tenta di centrare l'obiettivo, e nella Scozia di quel periodo, in un momento in cui quasi tutti, diciamo così, quelli che avevano potere erano uomini, e spesso nelle vendite è ancora così, avere una persona invece che ci mette l'anima è sempre una bella iniezione di energia. E poi, per sorridere, vi faccio vedere che ci siamo però anche io e Carlo Alberto, ed è questa è la scena di Brigadoon, un musical, intendo dire, che anni 50, vedete che c'è Selena che ha i capelli neri, qua, una bellissima ragazza, abbiamo poi Carlo Alberto che ha i capelli, che è Gene Kelly, che è quello di fianco a Serena. Io sono Van Johnson e sono appoggiato alla pianta, come al solito arrivo sempre con un po' di ritardo perché sono un po' lento, ma udite chi c'è lì al centro, vediamo. Attenzione. Se Carlo Alberto c'è Eros Spignoli. E fai il venditore analogico. Devo dire che questa è una foto che mi è piaciuta tantissimo, perché sembriamo veramente noi sul Lago delle Grazie, nella zona, intendo dire, di Torri del Benaco, hai capito? Adesso non so se è d'accordo anche. Abbiamo il baldo alle spalle, siamo nel Lago delle Grazie, ma abbiamo il baldo alle spalle. Esatto. Per cui questo è, intendo dire, la cosa, volevo, naturalmente noi scherziamo con queste immagini, però devo ammettere che secondo me l'idea che io mi sono fatto della professione di Selena è proprio quello di una persona che, come direbbe il buon Eros, che adesso naturalmente abbiamo bonariamente preso in giro, fa della vendita una professione, ma fa soprattutto della vendita e della chiusura delle trattative una cosa, secondo me, che la riempie di energia, no? Vendere non è l'unica cosa che potevo fare, ma è l'unica cosa che volevo fare, almeno io la vedo così.
Ti ringrazio per questa descrizione, mi rivedo molto anche nell'immagine di prima, quindi che hai condiviso. Ti ringrazio, sì, è proprio così come dici tu, Giacomo, e io coglierei anche l'occasione per invitare, visto che siamo in tema LinkedIn, invitare le persone che ancora non hanno un profilo, ad aprirlo, perché fondamentalmente, stando in tema anche di social selling index, io ho notato una grande differenza, soprattutto da quando ho iniziato a utilizzarlo effettivamente bene. E serve soprattutto perché scoprirete come le persone su questo social abbiano un approccio completamente diverso rispetto agli altri social, intendo. Quindi le persone sono molto più motivate, ecco perché poi sono anche molto entusiasta di parlare di ciò che faccio, ma nel contesto LinkedIn, perché dall'altra parte sto avendo degli ottimi feedback, quindi è molto bello e molto gratificante e sprona anche a migliorarsi sempre di più. Bene. Bene, nel frattempo ci chiedevano dov'è Giorgio Venturini Nell'immagine, certo. nell'immagine e ovviamente hanno già risposto, è sul baldo che cammina, perché lui è appassionato di montagna, per cui c'era anche lui sul baldo, non si vedeva. Ma Carlo Alberto, bisogna vedere, bisogna dire che se arriverà a essere ospite di Sì, questa cosa Giorgio Venturini, naturalmente ce la faremo. l'immagine di Giorgio Venturini sarà naturalmente esplosiva, perché solo, intendo dire, Giorgio Venturini è larger than life, come dicono gli americani, naturalmente. Poi, lo aspettiamo, lo aspettiamo. Va bene, va bene. Gli facciamo arrivare, se non ci ha seguito, la registrazione La di Ordi registrazione. avrà questo invito aperto da parte nostra. Bene, io Su uno dei direi prossimi che incontri. Carlo Alberto ci diamo appuntamento al prossimo incontro che sarà il 10, no, il 10, scusate, L'11. l'11, sempre all'una, i branch digitali. Continueremo a parlare, stavo dicendo a mangiare LinkedIn, ma parleremo in realtà appunto di LinkedIn. E io vi ringrazio da parte di App Industria, ringrazio Carlo Alberto Baroni e PowerUp per il fatto che ci stanno accompagnando in questo percorso che ci sta dando tante soddisfazioni. Come ha detto Selena, probabilmente quando le persone ci mettono entusiasmo e raccontano quello che fanno con passione, i risultati poi arrivano. E quindi io ringrazio anche Selena Dal Dosso che mi ha Grazie, fatto grazie a voi. piacere conoscere virtualmente. Ma cosa dici, Carlo Alberto? Faremo un branch digitale lì a Valeggio, nella zona parco, con tutti gli ospiti che abbiamo avuto nelle varie puntate, e a quel punto lì saremo lì di persona, no? Sicuro, sicuro. Tutti Bello. Quindi. dalla Chiara e con tutti gli ospiti e faremo questo evento non digitale Non digitale. dove ci incontreremo tutti. Sicuramente lo faremo. Partecipo. Prometto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Grazie Selena. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao.